Diamo il benvenuto a Marina Cicogna, che è, devo dire, veramente un monumento del nostro cinema, grandissima produttrice, grandissima donna, ha prodotto peraltro anche Mimì Metallurgico Ferito nell'onore, che è un film della tua grandissima zia Avrà avuto un Lina bel rapporto con Lina. Wertmüller, peraltro Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso, insomma tanti ce ne sono e tanti ce ne racconterà Marina Cicogna, intanto la vediamo nella scheda di Giovanna Bonardi. La prima donna produttrice cinematografica in un mondo dominato da uomini, Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, nobiltà milanese da parte di padre, ricca borghesia veneziana da parte di madre, ha vissuto fin da piccola tra divi di Hollywood e grandi maestri del cinema italiano. Libera e anticonformista, legata sentimentalmente per 20 anni all'attrice Florinda Bolkan, vive oggi con la compagna Benedetta da C'era una volta il West, a Giù la testa di Sergio Leone, fino a pellicole dal messaggio dichiaratamente politico come La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, Teorema di Pasolini, Uomini contro di Francesco Rosi, la contessa del cinema è diventata un'icona culturale degli anni 60-70. Con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, un film giudicato pericoloso se non eversivo, vinse l'Oscar nel 71. Un Oscar inatteso che né Petri né Jean-Marie Volonté, protagonista del film, poiché attivisti comunisti, né la stessa Marina Cicogna, per timore di volare, poterono ritirare. La sua vita è diventato un documentario, è un onore avere con noi oggi Marina Cicogna. La cui eleganza e sciccheria ci fa stare tutti un po' sull'attenti. Ci perdoni, noi siamo un po' così, siamo ragazzotti un po'. La vediamo entrare con una classe non indifferente. Si può accomodare, grazie. Qui sulla poltrona. Ah, qui. Bene, bene. Sulla poltrona bianca, così il rosso del suo tagliere. Perfetto, così risalta un po' di più. Un po' di allegria. Meno male, la ringrazio. Che ci vuole in questo momento. Ah sì, com'è il suo stato d'animo adesso? Il mio stato d'animo è sempre di superare giorno per giorno qualsiasi problema possibile. Che vuoi fare? È un po' anche il nostro titolo, no? Oggi è un altro giorno. Esatto. Pensiamo all'oggi che il domani avrà le proprie ansietà, diceva qualcuno. Esattamente. L'importante è di non guardare troppo al passato e per quello che riguarda me, visto la mia età, a non prevedere un granché nel futuro, ma insomma cercare di sperare, che il futuro sia un po' meglio di quello che è il nostro presente, che in questo momento mi sembra un po' problematico, diciamo. Ma per via della pandemia, dice lei? La pandemia è uno dei problemi, però si parla, è più grave il clima che nessuno fa niente, è più grave tante cose, sono gravi, voglio dire, e l'educazione dei nostri giovani è grave, voglio dire, perché noi vivevamo in un mondo in cui l'educazione ci rendeva i rapporti più facili, adesso la gente è forzatamente maleducata e quindi i rapporti diventano più complicati, secondo me. Avere delle regole può aiutare la convivenza, anzi è fondamentale. Ma insomma, più che delle regole, avere delle cose che uno sente dentro in una certa maniera. Quando uno cammina su un marciapiede e ha davanti 8 ragazzi e nessuno ti fa strada e tu devi andare in mezzo alla strada per passare, ti rendi conto che questo... Cioè non gli viene in mente, ma non perché uno sia, ma perché siamo lì, faccio un posticino. No, non gli viene in mente, quindi non è proprio che non gliela insegnano a scuola, si dice perlomeno che le madri vadano a picchiare le maestre che non danno dei bei voti, insomma non lo so, comunque noi ce lo saremmo sognato. Bisogna proteggere questi poveretti di questi ragazzotti. Ma io posso dire quanti anni ha? Ma può dire quello che vuole, assolutamente. No, perché... No, ma io lo dico sempre che ho 87 anni, le tolgo, chapeau. Le, tolgo le parole di bocca. Chapeau. Allora, cominciamo da Davido Selznick. Allora, da una parte dobbiamo dire che la Coppa Volpi si chiama così per perché è stata inventata da mio nonno. Da suo nonno. Allora, però diciamo che il cinema un po' c'era, un po' non c'era nella sua famiglia. Il cinema è stato proprio la sua passione, la sua di Marina. La mia, assolutamente. Nella mia famiglia il cinema è stato una cosa che esisteva per motivi sempre casuali, no? Cioè mio nonno non è certo che particolarmente iniziato il Festival di Venezia per amore del cinema, l'ho iniziato per cercare di portare turismo ai suoi alberghi. Mio padre non ha prodotto ladri di biciclette perché voleva fare produttore, l'ha fatto perché per qualche strano motivo ha ceduto
alla immensa seduzione che aveva De Sica, quindi ha fatto Ladri in bicicletta e ha preso anche un Oscar. Voglio dire, però non è che lui amasse particolarmente il cinema. E quindi... invece lei perché ha amato il cinema così tanto da essere anche, insomma, la fautrice di alcuni dei più grandi successi del cinema italiano? Adesso abbiamo sentito era un periodo abbastanza magico, in effetti. C'è Anonimo Veneziano, no, Memo, sì, di cui, sì. Se non altro, la musica, il film anche, la musica anche rimasta nell'immaginario di tutti noi, no? Sì. Su queste note. No, dicevo, partivo da David Selznick perché non tutti sanno che una sorta di figura paterna per lei è stato quest'uomo che era il produttore di Via col Vento, per eccellenza, tanto per dirne uno. Il produttore, il più grande produttore della storia del cinema. Peraltro Via col Vento nasce proprio per Selznick, che cambiò tre registi. Lo so, insomma, stava lì, era veramente un creatore, cioè... Lui sceglieva regista, se il regista non corrispondeva, non girava, non faceva come voleva lui, lo cambiava. Quindi non era solamente un produttore nel senso odierno, cioè uno che finanziava le proprie idee, i propri film. Ci stava dentro fino al collo, li amava enormemente. Ed è rimasto, vabbè, a parte comunque Rebecca. Rebecca, la prima moglie Hitchcock. Sì, esatto. Insomma, è veramente stato. E poi ha inventato. Inventava delle persone, ha inventato Ingrid Bergman, ha inventato Hitchcock, ha inventato tanta gente. E tra voi il rapporto come fu? Come vi siete incontrati? Io ero una ragazzina, avevo 16 anni, una roba così, 15. Gli fui presentata per tenere compagnia a Venezia ai suoi due figli, che erano poi dei ragazzi della mia età, che lui aveva voluto portare a Venezia a fare un soggiorno con loro, perché si sentiva forse in colpa, avendo divorziato dalla prima moglie, cioè dalla madre dei figli, di aver appena sposato, credo a Portofino, Jennifer Jones, che fu un grande amore, ma la prima moglie era una donna straordinaria, era la figlia di Mayer, Metro Goldwyn Mayer, e diventò la più grande produttrice di teatro americana, era una donna straordinariamente interessante. Franco Nero che parla di Django. Marina lasciava libertà ai registi, si fidava di loro. È stata la pioniera delle produttrici italiane. Io devo il mio primo successo mondiale, il famoso Django di Sergio Corbucci, lo devo a Marina, perché è lei che l'ha distribuito. In Italia, quando si dice distribuito, allora davano i soldi. I veri finanziatori erano i distributori. Il produttore faceva il film, cercava i soldi, ma i veri soldi li aveva messo la Euro International Film. Poi il giorno della civetta. Pensare che il giorno della civetta io non lo volevo fare. Vanessa mi ha detto, Sciascia, io sono inglese, conosco Sciascia e tu non lo conosci bene. Insomma, mi ha convinto a farlo. E ho fatto bene, perché è diventato un classico ancora oggi, dopo più di 50 anni, il film è un film che non muore mai. Con Franco Nero vi siete poi ritrovati dopo, no? So che per lei, Cicogna, il cinema è anche una grande famiglia, con alcuni di loro è rimasta in contatto. Il cinema è stato per un po' di anni veramente una grande famiglia, ma non solo in Italia, anche in America, perché diciamo che comunque... Chi faceva cinema, ma non solo gli attori, anche quelli che collaboravano, dagli scrittori ai musicisti, ai fotografi, chiunque lavorasse nel cinema, viveva a Los Angeles e avevano... Io andavo tutte le domeniche a mangiare da Michael Caine, che è un grandissimo cuoco, e li divertiva. Però voglio dire, c'era veramente una vita di cinema, di gente che si frequentava. Adesso non esiste assolutamente più, ma non solo lì, ma neanche da noi. Non ci si vede, non ci si conosce. Roma, quando io ero ragazzina, facevo produttore, era un posto dove ci si... Anche lì, durante i weekend, per esempio il weekend, quasi sempre il sabato sera ci si incontrava in casa di Franco Rosi,
e di Giancarla, e si facevano delle grandi litigate, grandi cose, sempre tra gente di cinema. Adesso credo che non c'è assolutamente... Non c'è più quella coinè anche intellettuale. Ognuno pensa a se stesso e fa delle cose anche belle, ma pensando e facendo e producendo e tutto da solo. A proposito di amici, Gianni Agnelli, un ricordo? Gianni Agnelli è stato un amico straordinario, molto... spiritoso e divertente, soprattutto una persona che aveva delle intuizioni velocissime, penso in generale abbastanza straordinarie, non so poi se andando in profondità cosa penso, ma se tu lo chiamavi ogni volta avevi un parere, per esempio se tu non capivi, io non capisco tante cose per esempio sulla politica, gli facevo una domanda e lui mi dava una risposta, ma poi mi avete detto sì Gianni Agnelli era anche una persona particolarmente spiritosa, anche se aveva una gamba proprio inesistente, andavamo spesso a sciare insieme. Anzi le racconto una storia abbastanza buffa, lui eravamo a Sestriere eravamo andati a sciare molto presto la mattina quando c'era la neve di primavera proprio ed era bellissimo e a un certo momento la neve si scioglie e Gianni, c'era l'elicottero che ci aveva portato alla casa sua e mi dice adesso andiamo a raggiungere Marella a Napoli. Dico ma Gianni, ma io sono vestita da sci, ho gli scarponi addosso. Ma non fa niente, andiamo a... Dico guarda che io a Napoli con gli scarponi non ci vengo, vai tu col tuo elicottero e io vado a casa. Ma insomma non esisteva per lui limite a quello che gli poteva divertire di fare in quel momento e non guardava in faccia a nessuno, era pieno di vita, di curiosità. Ecco, credo che quello che lo tenesse vivo fino a che non è morto il figlio, le cose lì un po' sono cambiate, e che tiene in vita tutti noi che siamo abbastanza anziani e che ci tiene vivi, e la curiosità, se cioè perdiamo quella... La morte di Edoardo è stata una cesura nella sua vita? Sì, perché poi lui sembrava uno abbastanza distaccato, in effetti con Edoardo e con, anche per carità con Margherita, dei rapporti molto molto complicati, però poi con i nipoti invece era nata una vera famiglia, ma... A parte questo, penso fosse un uomo che era aperto e curioso di tutto. La curiosità lo teneva in piedi. E da vecchi bisogna non perderla assolutamente, secondo me. Credo che lei non la perderà mai. Credo che... Non lo so, perché è un fatto un po' infantile. Cioè, credo che bisogna mantenere un lato un po' infantile. Se uno diventa... La sua d'infanzia invece com'è stata? La mia infanzia, quando io ne parlavo anche da ragazzina, dunque dicono che l'infanzia è già, che la persona umana, che l'essere umano è già formato all'età di 5 anni, cioè i primi anni di infanzia sono veramente un'importanza fondamentale perché quelli non si cambiano. E la mia in quell'età lì è stata per me fantastica, quindi io devo dire che se ho una certa solidità mi viene veramente da quello. Ho avuto un'infanzia, una prima infanzia, poi dopo un po' più difficile, ma la prima infanzia bellissima. C'era una volta al West, Sergio Leone. Diventerà una bella città, Sweetwater. Ci passerete un giorno o l'altro? Un giorno o l'altro. Anch'io devo andare. E va detto che poi Marina Cicogna ha investito anche in film, diciamo, sulla quale non tutti credevano. Uno di questi è Bella di giorno, Belle de jour di Buñuel. E peraltro per lanciarlo venne organizzata una festa nell'anno prima, diciamo, una volta l'West, quindi parliamo del 1967. No. Quella festa non fu fatta per lanciare Bella di giorno, quella festa fu fatta per lanciare la nuova, intanto il fatto che avevamo 3 film in concorso a Venezia, tra cui Bella di giorno,
e di Poré e di Poré Pasolini? Di Pasolini e Lo straniero di Visconti, quindi abbiamo... Vabbè, una cosetta così, Buñuel, Visconti e Pasolini. Vennero tutti e tre alla insieme. Festa, il fatto è che la festa era una festa molto divertente, era una festa fatta per ballare, io avevo invitato tutti i miei amici che sapevano ballare, che amavano ballare, tutte delle donne bellissime, ho detto vi vestite come volete, basta che sia in bianco e oro, bianco e giallo. E quindi c'era Rocky Roberts che faceva una musica assolutamente allegra, si pensa sempre solo a rock, ma lui era veramente un'orchestra che ti faceva ballare, ecco, di tutto. Adesso noi siamo un po' più umili, ovviamente, qua non c'è né Pasolini né Visconti, però c'è Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Che vogliono fare Rocky Roberts, vai! Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Quante volte mi credevo che, e invece no, tu guardavi tutti meno me, io credevo invece che, ho deciso che mi butterò, e qualche cosa combinerò, questa volta non ci sono se, fermi tutti, adesso tocca a me, stasera mi butto, stasera mi butto, con te e faccio di tutto e faccio di tutto per stare con te, adesso tocca a te, adesso tocca a te, adesso tocca a me. Sono andati? Sono andati bene, sono meno andati male. Ci aspettavamo che la ballasse la signora, ma... Vabbè, ma tu aspetti troppo pure tu, Memo, quante ne vuoi? Florinda Volkan, così racconta nel documentario il suo primo incontro, Marina Cicogna. Avevo a quell'epoca un appartamentino a Cortina e invitai Florinda e lì abbiamo incominciato a frequentarci, insomma la mia storia veramente con lei è incominciata lì a Cortina. Per me ha sempre avuto un carattere molto facile Florinda, molto simpatica, molto brasiliana in verità, sempre di buon umore, allegra, carina. Lei doveva tornare a Parigi e io le dissi vieni con me a Tripoli, la tua vita adesso me ne occuperò io, stiamo insieme e vedremo cosa succede. Insomma, lì incominciò la nostra storia, che poi è durata tantissimi anni. Per me esteticamente Florinda era proprio l'immagine di quello che io trovo bello. Non è stata una scelta coraggiosa, è stata una scelta naturale, che è un altro discorso. A me non mi veniva neanche in mente di dire io vivo con Florinda, sono omosessuale, ma chi me lo chiede, chi lo vuole sapere, cosa faccio? Io chiudo la porta e faccio quello che mi pare dietro la porta. Però io non è che ho cercato di nascondere o di esibire. Prima domanda, della tua vita mi occuperò io, ha mantenuto la promessa? Beh, direi che faceva parte un po' di quelle cose, di quelle smargiassate, come quando dissi ai proprietari di cinema che Bella di Giorno avrebbe vinto il Leone d'Oro a Venezia, e infatti lo vinse, ma insomma, mi occupo di te, non potevo immaginare poi che Florinda avrebbe fatto la carriera che ha fatto al cinema e avrebbe avuto il successo che ha avuto per molti anni, insomma, quindi... E nessuno ha mai avuto, insomma, diciamo, erano anni non facilissimi comunque per una relazione, diciamo, non secondo gli schemi, mai avuto, non so, un pettegolezzo, una cosa che l'ha infastidita? Senta, nella vita uno è pieno di pettegolezzi, di robe che ti infastidiscono, però non hanno, secondo me, una grande importanza, perché poi dipende anche... Questa storia, che fosse così complicato che due donne vivessero insieme o altro, è abbastanza strana, perché in fondo negli anni 20-30 c'erano, soprattutto in Europa, forse in America un po' meno, anche se ce n'erano moltissime, compresa la moglie di Roosevelt, quindi voglio dire, Roosevelt aveva una storia per anni, ma anche molte attrici, non parliamo di Garbo, ma Benedetti, di tutto, nessuno trovava che questo fosse particolarmente bizzarro.
Quindi è più una costruzione... Ha delle amiche, queste amiche, io sono stata molto amica di Liu Marizzoli, che era una donna bellissima, sono stata molto amica di Silvana Mangano, che era una donna straordinariamente bella, sono stata molto amica di Charles Moreau, che è stata veramente una delle grandi attrici della sua epoca. Non è che queste poi fossero delle storie, poi c'è la persona che in quel momento nella tua vita... diventa la persona con cui tu hai voglia di vivere, la persona la cui presenza è importante. Quindi questo succede, non è prevedibile, ma succede. E oggi c'è Benedetta al suo fianco. Sì, Benedetta è molto più giovane di me, ma è una persona, ha una saggezza e una tranquillità, e una persona... ha un carattere molto più difficile di Florinda, ma è molto stabile, mentre Florinda aveva un dato così, i brasiliani considerano che tutto è possibile, possono fare quello che vogliono, non ha importanza perché tutto è preso molto leggermente. Ecco, no, Benedetta non prende la vita leggermente, sì, tre volte sì, ma insomma, comunque, siccome avevo dei problemi in quel momento con delle persone della mia famiglia, eccetera, eccetera, l'ho adottata. Ormai sono 30 anni che Benedetta è nella mia vita, quindi diventa veramente molto, molto lì, è presente e spero che lo sia per il resto della vita, perché la cosa importante quando uno non sta benissimo di salute, incomincia a invecchiare una roba e l'altra, è di non essere soli. La solitudine penso che sia la cosa, ma la solitudine poi non è fatto di rapporti, il fatto che io senta la famosa Liu Marizzoli, che è l'unica sveglia ancora in vita dei miei amici, che la senta tutti i giorni. No, hai bisogno di una persona lì tutto il tempo. Benedetta è lì ed è molto importante questo per me. Rimpiangi di non aver preso l'aereo per andare a ritirare l'Oscar? Molto. Sì, molto, una vera cazzata. E perché non lo fece? Perché noi a Cannes non avevamo vinto, ha vinto il secondo premio, cioè il premio della giuria. Il film, continuavano a dirmi che era un film difficile, Indagine sul cittadino al di sopra di sospetto. In America questo genere di film non funziona. E io ero talmente convinta, ma talmente poco convinta che il film prendesse l'Oscar. Ma a me è quello che mi sembra veramente più assurdo. Oggi, no, dopo non l'avrei più fatto. E non solo non siamo andati, ma non abbiamo neanche indicato qualcuno che andasse a prenderlo per noi. Eccolo lì, perché l'andò a prendere Leslie Caron. Qui fa parte della mentalità americana. Vediamo. Chiunque va bene. Avevamo preso Gran Premio, ma non avevamo vinto, quindi mi sembrava una cosa un po' così virtuale questa idea di prendere l'Oscar. Italy for investigation of a citizen about suspicion. Elio Petri can't be with us tonight, he's preparing a new film. Hanno mandato Leslie Caron perché per loro comunque un attore straniero europeo andava bene. Stavolta come mi ammazzerai? Ti taglierò la gola. Questo Oscar è stato sicuramente molto importante, ma quello che è stato più importante è il successo assoluto di questo film, che sembrava a tutti essere quasi così un po' pericoloso. Mi ricordo quando ho fatto la prima proiezione, Gianluigi Rondi, tutti hanno detto che ero matta. Zeffirelli mi aveva tolto il saluto, era arrabbiatissimo con me, furibondo. Non mi parlò per un bel po' di tempo, ma io non feci Indagine perché era un film politico. Mi piaceva la storia e lo trovavo valido. La grande lucidità del film da un punto di vista politico, la grande attualità venne fuori quando uscì il film, perché successe Piazza Fontana in quel momento, quindi il film sembrava fatto ad hoc. Ricordiamo, non poterono andare a ritirare l'Oscar né Volonté né Petri perché erano iscritti al Partito Comunista, all'epoca c'era ancora questa regola, e quindi andò questa sconosciuta attrice. Un altro rimpianto ce l'ha nella vita, a parte questo di non essere salita su quell'aereo? Oh sì, io ho smesso un po' presto e in una maniera un pochettino violenta di fare cinema, e forse qualche cosa ancora da fare c'era. Ma dopo la morte di mio fratello avevo bisogno di un grande distacco.
E poi questo fatto che, cioè, i film in cui io credevo non venivano accettati, perché vabbè, all'inizio, dopo un po', insomma, mi avevano rifiutato tanti film, Metti una sera a cena, eccetera, poi riuscii a farlo, però Conformista non sono riuscita a farlo, per esempio. Bertolucci, no? Mi rimase molto su... Ma solo di tipo professionale, rimpianti? Tipo personale, nessuno? No, sì, solo di tipo professionale. Non posso dire di avere dei grandi rimpianti da un punto di vista personale, perché ho fatto la vita in cui credevo al momento. Io non ho mai avuto un'immensa ambizione per me stessa, non è quello che mi ha mai terribilmente interessato. Mi dicono: ma come non correggi Instagram? Ma non lo so. Grazie davvero a Marina Cicogna di aver passato questi minuti con noi. Vi ricordo, il 5 novembre nelle sale uscirà Marina Cicogna, La vita e tutto il resto, prodotto da Cava Production. La pubblicità, sono in ritardo, e poi Massimiliano Gallo. Grazie a lei.